Oltre al diabete, un fattore di rischio molto molto importante è la sindrome metabolica, di cui il diabete fa parte. La disfunzione rettile nei pazienti che hanno una ipercolesterolemia, un aumento della pressione cardiaca, un diabete, pazienti che sono forti fumatori, il fumo purtroppo determina un restringimento delle arterie. Questi pazienti sono dei pazienti che sviluppano molto più precocemente, molto più facilmente un deficit rettile. Ribadiamo che il deficit rettile è l'inizio di un percorso di danno vascolare che può diventare nel tempo un danno più importante e interessare anche le coronarie e il circolo cardiovascolare. Fare una diagnosi attenta, studiare la disfunzione rettile non solo può aiutare l'uomo ad impostare la corretta terapia e quindi a risolvere il problema, ma può essere anche di aiuto per prevenire quella che potrebbe essere una malattia cardiovascolare che potrebbe insorgere nel tempo, perché la disfunzione rettile è una patologia che colpisce il piccolo circolo, quindi le arterie più piccole. È ovvio che sono le prime interessate, ma nel tempo anche le grandi arterie, in modo particolare le coronarie, possono avere un interessamento di questa angiopatia che può portare a conseguenze cardiovascolari molto molto più importanti.